Siamo qui nelle Marche, al Parco Fluviale di Monte Cosaro in provincia di Macerata con gli amici di Verde Azzurro e di Peter Pan. In questo splendido comprensorio di laghi oggi dimostreremo varie tecniche del feeder fishing e in più in anteprima presenteremo i grezzi, perché purtroppo li abbiamo ancora solo a livello di grezzi, delle nuove concept feeder che saranno in arrivo in autunno. Che sono una nuova linea top di gamma delle canne di Tubertini. Siamo con Stefano Nonni, componente della Nenza Emiliana Tubertini, con il quale affronteremo una delle tecniche del feeder fishing, il floating feeder, e come appunto legge il nome utilizza pastoratori galleggianti e quindi l'azione in superficie. Questa innovativa tecnica distribuita da Tubertini e il Chummers, che è prodotto dalla Nisa, la montatura è molto semplice perché va in line sulla lenza madre, una piccola brillatura e uno sgancio rapido dove inseriremo il nostro finale con un innesco, in questo caso un verme fermato con due bigattini. E che tipo di pastura utilizzerai per svolgere appunto l'azione in superficie? È una pastura bagnata pochissimo, quindi molto asciutta perché deve lavorare velocemente, abbinata a questa pastura che appunto è asciutta, e ho preparato la stessa bagnandola in modo pesante come se fosse la pastura per l'alborella, in modo che rilascia immediatamente un alone che attira meglio i pesci. Preparo una piccola parte di pastura asciutta, una pallina di pastura bagnata e poi ancora un po' di pastura asciutta. L'azione di pesca la vediamo immediatamente. La tecnica che si svolge soprattutto in superficie, ma per quale motivo? Perché soprattutto in questo periodo e poi anche in estate i pesci tendono a salire a galla. La pastura lavora immediatamente, il pesce è attratto dalla pastura, da questo alone che lascia, e trova subito l'esca a portata di mano. Anzi, le abboccate in qualche caso sono veramente violente, dove bisogna stare attenti e tenere la canna in mano, altrimenti il pesce ce la porta via. Poi ti faccio vedere la consistenza finale. Sì, sì. Allora, Stefano vi ha fatto vedere manualmente come appunto avviene la preparazione della pastura. Adesso vi facciamo vedere come questo tipo di pastura con questo tipo di bagnatura agisce una volta sul fondo dell'acqua. Carichiamo il pasturatore in questo modo, comprimiamo e poi lo lasciamo cadere simulando il lancio nell'acqua. Vedete che da subito inizia una fase di disgregazione dove escono delle bolle d'aria e questo fa sì che la pastura si gonfia ed inizia a esplodere come se fosse un vulcano. Bene, e ora siamo con Federico Grilli. Federico quest'anno ha vinto il campionato regionale Marche a feeder fishing.
pescherò con un pastoratore round and line che viene montato direttamente sul filo madre della lenza e innescato con delle pellet. Quindi il pastoratore verrà caricato con delle pellet. Che tipo di trattamento devono subire le pellet per poter poi aderire al pastoratore e non disperdersi durante il lancio? La 2 mm andrà bagnata per 2 minuti e la 3 mm andrà bagnata per 3 minuti. Quindi, come potete vedere, il pellet con l'amo viene nascosto all'interno di questo pasturatore. Il pesce naturalmente andrà a mangiare le pellet che durante la zona di pesca naturalmente si apriranno e usciranno dal pasturatore, non si accorgerà dell'inganno, e quindi anche in questo caso le mangiate saranno abbastanza franche. Bisogna stare attenti veramente che il pesce non porti via la canna di mano. Bene, siamo con Claudio Giacconi, mio compagno di squadra della Lenza Emiliana. Io utilizzerò i nuovi open end inline di Tubertini con un A-rig e montato un pellet da 10 allo Trasberry. Questi sono i famosi pellet fai da te realizzati con Rea Form Machine, giusto? La Form Machine è un ottimo attrezzo della linea Tubertini che ci permette di fabbricare delle pellet di variate misure automaticamente, economicamente a casa. La pastura che io ho utilizzato è una Big Fondo rossa con una High Pro Carp 50-50. Sì, questa è un buon profumo, una buona granulometria che ci permetterà anche di avere un'ottima esplosione mentre peschiamo sul fondo. Bene, siamo qui adesso con il mitico Peppe Trani che ci illustrerà la formazione dei pellet fai da te con la macchina inventata dal nostro pluricampione del mondo Eridei Attila. Ci farà vedere come si può utilizzare questo tipo di macchina. Gli ingredienti che noi possiamo utilizzare per la creazione dei pellet sono veramente tanti. Possiamo utilizzare qualsiasi tipo di pastura, qualsiasi mix, l'importante è che sia una pastura grana fine. Se per esempio decidiamo di utilizzare, di creare un pellet al pesce, potremo tranquillamente utilizzare la Green Marine della Val d'Enei, che è a grana fine, quindi non ha bisogno di nessun trattamento. Altrimenti basterà setacciare la pastura e quindi ridurne la grana. In questa presentazione utilizzeremo un additivo allo strawberry di Tubertini, a quale aggiungeremo una percentuale del 10% del PV1 che servirà per rendere più compatto e amalgamare bene il composto, per ottenere appunto dei pellet allo strawberry che già testati personalmente, che ci hanno dato tantissime soddisfazioni con le carpe e con gli storioni. La composizione di questo mix è molto semplice, come abbiamo detto abbiamo utilizzato quindi lo strawberry in aggiunta un 10% di PV1 e un uovo che noi naturalmente andremo
ad amalgamare il tuorlo all'albume con un mestolo. Naturalmente, una volta amalgamato il tutto, cominceremo ad aggiungere gradualmente il nostro mix in una quantità di 100 grammi per ogni uovo. Successivamente l'impasto dovrà continuare ad essere impastato a mano, come avverrebbe con la normale pasta per la pizza, fino a ottenere una palla della consistenza di un pongo. Metteremo un po' di pastura sul fondo per non farla incollare. Dopodiché andremo a sistemare appunto questa palla del composto che abbiamo ottenuto, grosso modo all'altezza dei bordi della tavoletta. Una volta appunto distesa con l'aiuto delle mani il composto sulla tavoletta, rispettando comunque l'altezza di questi bordi, con l'Effort Machine andiamo a esercitare una pressione verso il basso. Una volta fatto questo, la parte inferiore andiamo a premere ed ecco i nostri pellet forati. La cottura, noi consigliamo l'uso del microonde, basterà impostare una potenza media di 700-800 watt per 30 secondi per ottenere una consistenza abbastanza morbida del pellet, fino a 2 minuti per ottenere una consistenza più dura, quindi per un pellet che agisca in tempi maggiori. Adesso devo recuperare. Bello. Sono dei clai. Sono dei clai. Bene, ora siamo con Manuel, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni, è uno degli agonisti più forti nel panorama italiano del feeder fishing. E Manuel oggi è qui per farci, per presentare in anteprima le nuove Concept Feeder. Sì, io le ho ancora purtroppo a modello di grezzo, su cui appunto ci abbiamo lavorato, abbiamo dato le nostre indicazioni al costruttore per apportare alcune modifiche che strutturalmente, come diciamo attrezzo, non varieranno di molto, perché il carbonio utilizzato è un carbonio ad alto modulo, rinforzato radialmente sempre con del carbonio, gli anelli sono degli anelli Fuji e l'unica cosa che varierà è il disegno del manico, perché abbiamo pensato di mantenere una linea come può essere la nostra linea Tubertini, che riprende un po' il manico delle nostre canne in inglese, un po' il manico della Telica, e avete già visto le immagini di come verrà la canna finita, insomma. Però diciamo che a livello di attrezzo, l'attrezzo è questo qui. Quindi questo è il prototipo finale. Naturalmente le canne saranno disponibili nel 2015, arriveranno sul mercato. Sì, io penso che i primi attrezzi finiti li vedremo da settembre in poi, perciò diciamo che per la fine stagione, per le fiere di fine stagione, avremo già gli attrezzi a disposizione, insomma.
per testare ulteriormente questa canna, che fortunatamente io è da qualche mese che ce l'ho e ci ho già fatto molte pescate. Vi farò vedere una pescata a lunga distanza, adesso non ho misurato i metri ma siamo oltre i 70 metri. Sto usando la 390 che in produzione finita si chiamerà medium light, perché poi avremo una versione medium che è più potente, ma oggi io penso di utilizzare la medium light con un pasturatore rocket da 44 grammi dei mini, e dovrei arrivare tranquillamente a pescare a oltre 70 metri senza grossi problemi. Nel mulinello caricato? Il mulinello, chiaramente ho fatto uno shock leader con il nostro spinner dello 026, e poi sotto ho caricato il Ryujin, il nostro tracciato della Ryujin dello 008, che ormai è una garanzia perché ne ho provati parecchi, ma che vada bene come questo veramente ne ho trovati pochi, anche perché poi è molto silenzioso, non si sente, sembra di utilizzare un nylon normalissimo, però ti permette appunto di vedere delle tocche che con il nylon non si potrebbero vedere, e soprattutto ha una ottima affondabilità, essendo un tracciato che di solito i tracciati fanno fatica ad affondare. E per più ragazze l'ama va a finire all'occhiello di quelle che hanno fatto. Quello guardino? Sarà meglio. È presto ancora. Non è grossissimo. Questa è la 12 piedi light del canne nuove, che stupenda. Vero? Bella canna. Oh no. Bene, siamo con Stefano Cavicchi, anche lui componente della Lenza Emiliano Dubertini, e con lui affronteremo un altro aspetto del floating feeder, che praticamente è sempre una pesca in superficie, che utilizza appunto che tipo di pasturatori, Stefano? Il Chompers, è un pasturatore galleggiante, dove è catturante per i pesci a galla, diciamo. E si utilizza con del bigattino affogato o addirittura anche con un po' di pastura, volendo, anche all'interno. Quindi nel Chompers abbiamo inserito sia i bigattini che particelle naturalmente galleggianti come il pellet secchi, che rimangono quindi in superficie. Esatto, che rimangono in superficie, e la sua funzione è quello di attirare i pesci, diciamo, nei periodi caldi, che periodi, diciamo, di stagione abbastanza calda. Quindi a che specie, grosso modo, le carpe li amano questo? Amur. Quindi una tecnica prettamente superficie in cui bisogna naturalmente richiamare con le particelle che andremo poi a inserire nel Chompers i pesci naturalmente nei primi 30-40 cm dalla superficie, giusto? Sì, più o meno diciamo che la superficie di pesca è quella, ecco. Si può anche andare leggermente un po' più sul fondo, ma diciamo che è prettamente fatto e costruito per pescare i pesci, diciamo, abbastanza in superficie. Abbiamo fatto anche la cattura del giorno. We'll be right back.
divertenti. E un altro componente qui con noi della Lenze Emiliano Tubertini è Liviu Moldovan. Liviu, ci dici naturalmente, ci presenti questo lago, che specialistiche ci sono presenti? Ah, questo lago ci hanno detto che sono prevalentemente delle carpe, dei amur, dei sturioni, un po' di carassi e tanta alborella. Ecco, quella l'hai già presa, quindi presumo che l'hai già pescata. Sì, sì, un'alborella. Sono cattive che tirano in una maniera bruttissima. Ecco, adesso forse in diretta un'altra alborella, presumo. Pesce gattino. Bellino che ha mangiato con una forza incredibile. Noi speravamo di fare qualcosa, che tu dovessi fare qualcosa di meglio, insomma. Speriamo bene. Ma sono divertenti anche questi, sono sempre pesci. Marco, ti ho preso un pesce in diretto. Che pesce, chiamano pesce. Bene, cari amici, siamo con Luigi Belli. Luigi si sta iniziando quest'anno, ha iniziato per la prima volta ad avvicinarti alla FIDE. Tu vieni dalla pesca a colpo, da quest'anno hai iniziato qualche gara nel feeder fishing, giusto? È una tecnica molto appassionante, ho visto anche molte gare e devo dire che ogni volta che mi approccio a questa pesca trovo molto entusiasmo da parte di chi la pratica e da parte di chi la segue. Ecco, diciamo che mi sono basato sulla storia del lago, dove questi due componenti di pastura sono molto graditi ai pesci, la Fondo Big e la Carassio Special. Una pastura gialla, quindi imposterò la gara con il cage feeder sulla distanza di 30 metri, innescando bigattini e pasturando continuamente, perché mi sembra che ci siano dei carassi e delle carpe molto, molto affamati, diciamo. Piano, dai il tempo che vuole, che tanto non la puoi forzare perché è una carpa. Manuel, una domanda. Visto che hanno un diverso tempo di assorbimento, i pellet e i bigattini, volendo incollarli insieme. Ma guarda, la cosa è molto semplice. Allora, io procedo normalmente all'incollaggio prima dei bigattini, e noi usiamo la nostra colla, il rubber, sì. La rubber della, che è una gomma arabica, molto semplice, ne basta giusto una spolveratina sui bigattini appena umidi, e questi si, diciamo, stanno insieme molto bene. E poi basta prendere il nostro pellet da 2 mm, asciutto com'è, lo si mette sopra e dopo un paio di minuti vedete che il pellet si praticamente come autoincolla. Se, come se fosse la ghiaia quando si pesca. Bravissimo, bravissimo, esatto. Ha la stessa funzione, diciamo, meccanica della ghiaia, perché un po' appesantisce il bigattino, ma soprattutto gli diamo della sostanza da mangiare ai pesci. È andata. È una bella banana? Sembra, sì. Grande, super caro. Non cattivissima, però bella. Oh, bellissimo, adesso sei incattivita, adesso sì che mi piace. Oh, che river monster! Ma che bananona, bravo, super chiavi! Che river monster! Che fai? Faccio io la foto. Eccola! Porca vista! Si molla? Gelato, gelato.
Vai, la portiamo fino qui e la molliamo. Grandioso, grandioso. Guarda lì. Bene, siamo arrivati alla fine della giornata. I laghi ci hanno regalato delle diverse catture di un'ottima qualità di pesce. Bene o male, un po' tutti abbiamo preso dei pesci. E la compagnia è stata ottima, la giornata ancora meglio. Il pubblico che è venuto a trovarci è stato tanto e siamo veramente contenti. Un saluto a tutti e alla prossima dalla Lenze Emiliana Feeder.